Arnaud. Sí. Non posso venire, padre. Posso venire, padre. Forza, figliolo. Tu resta qui ad aspettarmi. Io tornerò quando la lancetta sarà in cima. È tantissimo. Non è affatto vero. E quando torno, vedrai che fuochi d'artificio. E Arnaud, niente esplorazioni, hm? Sì, padre. Sì, padre. Che noia stare qui. Chi è quello? Ma mi stanno a nascondere. Devo rincorrere. Sei lento. Vuoi startene lì con il vecchio Bruno? Vieni, sei lento. Ma sei tu lento. Non vieni. Il maialino! Yeah. Oye, fermateli! Guai se fate una mossa! Presto, presto! Oh, ma non c'è te! Mi sono dei casini! Dai! Non ne ruberai mezza! Vedere! Ladro! Mettila giù! Oh no! Peccato! Sai qual è la punizione per chi ruba? Queste sono per Sua Maestà, non per quelli come te. Oh cazzo! Che cos'è successo? Mettila subito via! Osi disobbedire a un tutore dell'ordine? Io. Visto che facce quando abbiamo preso le mele? Io l'ho preso. Sono Arnaud. Elise. Arnaud. Sono qui con mio padre. Sono qui con mio padre. Anch'io. Ha importanti affari con il re. Che cosa facciamo ora? Senti. Che succede? Tranquillo, non verranno mai a cercarci qui. È solo colpa mia. Ho preso io quella mela. Vediamo dove vanno. Va bene. Signor Franklin, spero che questa disgrazia non alteri la vostra opinione sulla Francia. Se giudicassimo le nazioni in base ai loro sogni, padre, tutti i popoli sarebbero... Vieni qui tu, ora! Padre! Che è successo? Papà! Padre! Padre! Vieni via, piccolo. Arnaud. Arnaud. Guardami.
vincere a carte ti riduci a rubare, bastardo! Calmati, Victor, calmati, sono qui per il mio orologio. Orologio. L'ho vinto! Beh, in un mondo onesto, Victor, beh, sarei d'accordo, non ma... d'accordo, non ma in questo, siamo in Francia. Io ti ammazzo! Oh! Stai attento, ti farei male! Vai scappare! Ho fatto una visitina a tuo fratello. Ugo, chiama le guardie! Un attimo. Al diavolo. Via. Non lo prenderà. Scusi, togliatevi di mezzo, grazie. Pardon, signora. Fuori dai piedi. Via. Signori, non sono d'accordo. Scusate, non è... L'ho quasi preso. T'ammazzo! Questo zuccone di un fabbro non saprà neanche leggere l'ora. Vieni qui a ripeterlo. No. Torna qui! Al ladro! Fermatelo! Via! Meno male! Il saggio sa quando deve arrendersi, Victor. Meno male che tanti anni fa ho imparato a fare l'assassino. Cioè ero pure un maestro. Solo che tornare di tutto. Però in quegli anni che sono stato lì ho imparato qualcosa a scappare, dai. E usare le armi. Bene, torniamo a casa. Ma dove diavolo ti eri cacciato? Ora ti ho preso, bastardo! Solo un piccolo malinteso. Niente di... Vostro signore protegge un criminale! È entrato in casa mia in pieno giorno a rubarmi l'orologio! Ma davvero? Beh, sono sicuro che i gendarmi vorranno indagare su tutto questo. Indagare su cosa? Su una gravissima accusa mossa ad Arnaud, signore. Mi ha derubato. Di cosa? Ditemi. Aspettami in biblioteca. Non guardarmi così. Victor Bara quando gioca a fare, lo sanno tutti. Arnaud, con chi parli? Nessuno, signore. Sarai felice di sapere che ho convinto Olivier a non chiamare i gendarmi. Di nuovo. Vi ringrazio, signore. Che cos'è? La sesta volta? La settima? Dovresti scegliere passatempi più salutari. Beh, trovo che il gioco delle carte comporti molto esercizio fisico e tanta aria fresca. Ne riparleremo più tardi. Ho affari urgenti e devo prendere Elise prima di andare in città. Elise è qui. Solo per stanotte. Tornerà a Parigi domattina presto. Le servirà una scorta? Vero, vi vedo preoccupato. Non posso controllarvi tutti e due. Resta qui e vedi se Olivier ha bisogno di te. Scommetto di sì. Cosa? I miei omaggi a Elise. Andiamo a vedere. Ti ha rispedito in strada? Oh, ti piacerebbe, vero? Vero? Sarei sconvolto. Olivier, se non fossi qui, chi lavorerebbe al posto tuo? I cavalli vanno strigliati, amico.
Forza. Certamente, signore. Certamente, signore. Vai. Signore, signor della Sé, ferma! Gesù mio. Gesù mio, Gesù mio. Qualche problema, amico? Qualche problema, amico? Una lettera per il signor della Sé, è importante. Oh, calmatevi, oh, però. La lettera non arriverà prima al signor della Sé se morirete di fatica. Datemela a me, ci penso io. Deve riceverla oggi. È molto, molto importante. Molto importante. Sì, l'avete già detto. Fare in modo, fare in modo che accada. Ci mancava anche questa. Signor della Serra, si fermi! Fermi! Peccato, amico. Dovrai fare il largo, via! De largo, via! Diamine! Che cosa? Diamine, rallenta! La maledizione. Dai, dai! A quanto pare le finiture in noce sono di gran moda. Sono una gran moda, eh? Chi guida la carrozza? Penelope, forte! Signor della Serra! Signor della Serra! Chiedo scusa, ho sbagliato. Devo salire ancora più in alto. Dall'occhio del... Oh, so cosa fare. Ma quello che mi hanno insegnato gli assassini può andare ancora nella confraternita. Mi hanno insegnato l'occhio di falco. E per analizzare la zona e ricordarsela. Così non la scordo più almeno. Quasi. Dai. Dai, quasi. Devo sincronizzare adesso. Ecco Villa. Via! Sicuramente da là non posso passare, ci sono le guardie. E c'è pure troppa gente. Beh, vorrà dire che dovrò ingegnarmi. Oh no! Maledizione! La prossima volta devo stare più attento. Porta. Bien, je ne sais pas trop quoi en penser.
signori, questo giorno Palais Prétino, paralysé. È trascorso molto tempo. L'ultima volta in ci avete capito i stati generali sono riuniti. Anche se tale assemblea è solo apparentemente. Dove diavolo sono? In disuso, stato a invertire tale pratica che riporterà vigore al nostro regno e grande felicità alla nostra nazione. Il debito nazionale era già immenso. Di nuovo quei due devono avermi pedinato fin dalla tenuta. È cresciuto a causa di una guerra costosa. Permesso, scusate, permesso. Permesso. Dico permesso. Qui si lamenta ora la distribuzione ineguale. Un'inquietudine generale. Allora, chi sarà a prendere il suo posto? Un altro re? Un consiglio di saggi? È questa la domanda, non è vero? Tregua dunque? Ma che diavolo succede? Calma! Calma! Possiamo risolvere tutto senza violenza, non è così? Prendilo, Ugo! Direi di no. Direi di no. Va bene. Prendilo, Ugo! Ti hai liberato allora, eh? Via. Nessun ric. Pensavi di derubarmi così? Dammi l'orologio! È mio! Non è giornata! Non è giornata, vero, Victor? Oh no! Li lascio a voi, signori! Li lascio a voi, signori! Tu, fermo! Cosa diavolo fai lì? Scappo! Scappo! Sta scappando! Oh no! Non è un buon momento per combattere, via! Aia. Scusate, permesso. L'ho visto una cosa, una cassa bella. Aia. Oh. Bene, via. Oh, mi ero pelo. Ottimo, questa cassa è proprio per me. Vabbè, sarà la prenderò la prossima volta. Ora però, voglio andare via di qui o no?